10 anni di Estatica, un evento che appunto ormai tutto l'Abruzzo aspetta perché il Marina apre le porte un po' a tutta la cittadinanza. È chiaro che questo è un porto turistico e usufruito soprattutto dai diportisti, ma questo è appunto un evento che dà l'occasione a tutti di accedere e visitare il nostro Marina. Devo dire che decimo anno. Voglio ricordare una persona importante perché questa conferenza oggi avviene in un padiglione intitolato proprio a lui, Daniele Becci, e proprio grazie alla sua lungimiranza e a quel CDA che appunto è nato questo cartellone estivo qui al Marina. Nel 2009 in Camera di Commercio ci ponemmo il problema di collegare un po' di più il Marina di Pescara, questo splendido gioiello che noi gestiamo, alla città e alla regione. E quindi abbiamo iniziato a programmare degli eventi, quindi abbiamo coniato questo logo Estatica e quindi abbiamo da allora siamo partiti e ci siamo collegati in questi 10 anni anche agli altri enti che si occupano di organizzazione di eventi nella nostra città e nella nostra regione. Abbiamo fatto da sempre collaborazioni con l'ente manifestazioni e quindi adesso siamo dopo 10 anni a presentare un programma molto ricco, un programma che vede questa città al centro per l'estate della regione Abruzzo e non solo, e quindi ci siamo preoccupati nell'organizzazione di questi eventi sempre di dare maggiore spinta alle attività economiche presenti sul nostro territorio, perché la nostra missione è quella di spingere l'economia nelle sue varie forme e l'utilizzo della cultura e dello spettacolo per spingere anche settori economici importanti della nostra città, della nostra provincia e della nostra regione, ci è sembrato un connubio effettivamente da cogliere. È un programma molto interessante, c'è una sinergia importante con il comune perché porto turistico e comune devono viaggiare insieme e il porto turistico organizza iniziative significative per un'estate molto viva, perché Pescara si caratterizza per essere una città che vive d'estate in maniera sopra le righe, perché Pescara è una città che comunque deve offrire al turista spettacoli, programmi culturali, iniziative di ogni genere, proprio per fare in modo che ci sia un'attrattiva continua, perché Pescara è l'attrazione d'Abruzzo e noi vogliamo in questo modo caratterizzarla.